Benvenuti al mio nuovo video haul. Ok, non è che ne faccia tantissimi, insomma, al mio sì, nuovo video haul, anche se appunto non li faccio tanti, un po' misto. Non vi posso dire video haul dei saldi perché io ho acquistato qualche giorno, forse due, prima che iniziassero, quindi come al solito io i video dei saldi non li faccio perché non me lo ricordo che iniziano, visto che comunque io non seguo youtuber particolari, quindi non sono aggiornata su quando ci saranno saldi e cose varie, perché sono convinta che fioccheranno video su video di acquisti senza senso fatti con i saldi da tutte queste youtuber che a me sinceramente non interessa guardare. E quindi niente, io ho acquistato normalmente e sarà un video haul misto, perché ci sono prodotti skincare, prodotti beauty, prodotti accessori, quindi gioielli, accessori di abbigliamento e scarpe. Ma iniziamo. Allora, ultimamente vedevo i miei capelli abbastanza deboli, mi sembrava che non crescessero o comunque che crescessero veramente pochissimo, e mi sembrava anche che mi cadessero, quindi mi sono ricordata che avevo visto questi prodotti su Instagram e quindi mi sono detta ok, li provo, tanto quindi peggio di così non può andare. Quindi è da un po' che sto assumendo queste, appunto, delle Hair Care Panda. L'avrete viste, non lo so quante volte, anche voi sui social. E ho preso questi due prodotti. Ho preso sia le capsule, insomma, che si sciolgono nell'acqua. Infatti sono le Bubble Boom. E come vedete le ho quasi finite. Le prendo una al giorno. E vanno sciolte, appunto, nell'acqua. Ho fatto anche delle foto su Instagram. A proposito, vi ricordo di seguirmi sui social, soprattutto appunto Instagram, perché li pubblico veramente tanto, e trovate tutti i link sotto e anche di iscrivervi al mio canale se non siete iscritti. Allora, che dire, si sono divertenti ovviamente perché vi rendono l'acqua tutta rosa, frizza, però di sapore sinceramente anche di odore non è che proprio siano molto invoglianti, però vabbè, se fanno bene le prendiamo. Ora io non posso dirvi più di tanto perché sì, le sto assumendo regolarmente da un po' di giorni, ma insomma credo che i risultati di queste cose si vedano un po' a distanza di tempo, quindi per il momento a me sembra che cadano meno capelli, però non vorrei dire. E comunque questi prodotti vanno bene anche per la pelle, per rafforzare le unghie, insomma tutte queste cose. E poi ho preso anche le famose caramelline gommose a forma di panda, che sono essenzialmente queste, che ora a dire che sono a forma di panda ce ne vuole, perché ci vuole veramente molta fantasia a vedere un panda qui dentro, però anche queste le assumo due al giorno, come appunto c'è scritto. Ok, anche queste l'odore è orrendo, veramente orrendo. Però vabbè, le prendo, vediamo un po' che succede, anche se tutto sto zucchero non penso che faccia benissimo. Comunque, finita questa confezione, senz'altro insomma non le riprenderò, però provo. E la confezione, ok, il packaging di questi prodotti è veramente molto accattivante, però vediamo un po', insomma, tanto andranno a finire nei prodotti finiti, quindi seguitemi. Quando li finirò, li metterò nei prodotti finiti e alla fine del mese in cui li avrò finiti ve ne parlerò meglio. Poi passiamo alla cura del corpo, beauty, skincare. Ho fatto due acquisti, uno da Sephora, piccolino, e uno da The Body Shop. Iniziamo da Sephora. Da Sephora ho preso solo due cosine. Allora ho preso l'abbronzante, l'autoabbronzante. Io ormai da qualche anno utilizzo l'autoabbronzante. Avevo iniziato con quelli della Kiko, poi sono passata a... come si chiama? Non me lo ricordo, comunque è una marca buona, insomma mi ci trovo bene, però adesso non riesco proprio... Vita Liberata,
Però ho visto che quest'anno sul sito di Sephora vita liberata non c'era più. E allora mi sono data a questo nuovo di Collistar. Ok, non guardate adesso perché è da un po' che non lo metto, sarà una settimana. E perché sono andata anche al mare nel frattempo, anche se non si direbbe, lo so. E quindi niente, ma stasera lo rimetto. E voglio provare questo nuovo di Collistar, che sono le gocce magiche corpo e gambe. E perché io adoro l'autoabbronzante, cioè mi dà quel bel colore senza bisogno di soffrire al sole, quindi io l'adoro. E queste gocce magiche le avevo sentite nominare anche gli anni scorsi, e quindi vediamo un po' come si comporteranno. Anche di queste ovviamente ve ne parlerò nel video dei prodotti finiti, quando l'avrò finito. E poi da Sephora ho preso il leva smalto, questo marca Sephora. Io non compro quasi mai prodotti marca Sephora, però vediamo insomma questo. Ed è fatto con l'estratto di pesca bianca. Ok, dovrebbe essere anche delicato, c'è scritto. Così c'è scritto, così essendo delicato puoi cambiare smalto tante volte, spesso, quanto vuoi. Vedremo. Poi passiamo a The Body Shop. The Body Shop me d'estate attira particolarmente per le creme corpo. L'anno scorsi io andavo matta per i sorbetti, cioè li ho provati tutti i sorbetti di The Body Shop e mi sono piaciuti veramente tantissimo. Quest'anno ho scoperto che sono usciti gli yogurt, quindi io non potevo non prendere almeno due body yogurt, anche perché hanno dei gusti, dei profumi insomma molto particolari. Alcuni vabbè sono classici, però alcuni sono molto particolari, come uno che ho preso, mi sembra, sì, speriamo. Insomma, questa è la confezione degli yogurt corpo. Io adoro queste confezioni perché sul tappo poi c'è sempre il disegno del insomma dell'ingrediente principale del prodotto. E io ho voluto prendere questo che è allo zenzero. E vediamo un po' qui che dice. Sì, solo zenzero, però visto che ce n'erano anche altri allo yogurt non l'ho presi. Ok, li prenderò. E questo, anche questo, c'è scritto che è 100% vegano, sempre appunto senza test sugli animali, dermatologicamente testato, insomma dovrebbe essere abbastanza buono. Io non ho neanche sentito ancora il profumo di queste cose. Zenzero, molto energizzante. Comunque, questo è lo yogurt, non vedo l'ora. Cioè, a me fa venire fame, perché io adoro questi prodotti estivi, perché li vedo veramente molto leggeri, molto ad assorbimento rapido, però nutrienti allo stesso tempo, proprio come i sorbetti dell'anno scorso, fantastici. Questo invece è lo yogurt, body yogurt al latte di mandorla, quindi questo pure è bellissimo, tutto bianco, così adoro queste cose. E il profumo, molto molto delicato questo. Quell'altro è più pungente. Questo è veramente delicato e guardate se non vi viene voglia di mangiarlo. Cioè a me subito. Ok, basta. Poi ho preso la crema intensiva per i piedi perché andando al mare, comunque tra poco partirò anche in vacanza, al mare i piedi veramente si distruggono con la sabbia, con l'acqua del mare, un disastro. Ci vuole qualcosa di forte e io ho preso questo alla canapa perché avevo già provato altri prodotti alla canapa, tipo le creme mani, e mi erano piaciuti tantissimo, veramente tantissimo. E quindi proveremo anche questo. Questo ha veramente un odore schifoso, proprio di pianta, tipo quelle del bosco, con le foglie, senza fiori, insomma. Però l'importante è che appunto nutra, perché comunque è fatta proprio per pelli veramente ultra secche, e quindi sono molto fiduciosa, nutro molte speranze in questo prodotto, che comunque è bello, nonostante appunto il colore un po' smorto, però insomma
E la crema è di per sé molto densa, molto ricca e quindi mi auguro funzioni, anche se per il momento non ne ho bisogno. Poi ho voluto prendere la crema da giorno, perché comunque quella che ho la sto finendo. Ho voluto prendere questa Drops of Youth, quindi gocce di giovinezza, speriamo, alle piante con le cellule staminali, c'è scritto. Stella Alpina, Si Olli, sinceramente non so cosa sia, e qualcos'altro di marino. Vediamo se troviamo l'italiano, ci sarà da qualche parte l'italiano. No, purtroppo l'italiano era proprio niente, a noi proprio ci snobbano. Va bene, comunque, vediamo se trovo, se mi ricordo, durante l'editing vi scrivo che cosa sono queste piante. E guardate quanto è bella questa crema. Allora, è di vetro, il contenitore è di vetro, quindi è anche bella pesante. Scomoda da portare in giro, se bisogna andare in giro, però vabbè. E vediamo com'è. Ok, il profumo è molto delicato. E profuma non di piante o fiori o cose strane, di crema. E questa è comunque la consistenza, sembra veramente tipo un po' anche gelosa, una consistenza che a me piace, non troppo liquida, adoro queste cose. E quindi niente, vedremo questa pure come si comporta. Poi ho preso il sapone per le mani, perché sì, ho il sapone solido, ma io adoro i saponi liquidi, li trovo molto più pratici. E ho preso questo tranquillo alla fragola, e perché mi piaceva il colore. Tanto un sapone per le mani vale l'altro, quindi insomma niente, mi piaceva questo colore, mi piaceva il packaging fatto così con la fragola, e quindi ho preso questo, che è anche bello, bella confezioncina. E poi ho preso un correttore. Ho voluto provare questo nuovo correttore perché comunque per l'estate così non ho particolari imperfezioni, se non qualche rossore, ma insomma niente di eclatante. Quindi ho voluto provare questo, che è il numero 00, quindi quello più chiaro, perché mi attirava il fatto che fosse fatto in questo modo, con all'interno anche una parte idratante. E quindi sono molto curiosa di provarlo, soprattutto nella zona qui sotto, insomma, delle occhiaie. E come vedete, insomma, il colore è proprio veramente molto molto chiaro, rosino più chiaro che c'era, e quindi ho preso anche questo. Ora passiamo a Crazy Factory, perché ho fatto incetta di accessori, gioielli, chi più ne ha più ne metta. Non ho preso piercing, questa volta non ho preso piercing, solo gioielli. Allora, ho preso questo bracciale. Io adoro i bracciali fatti in questo modo. Adesso lo proviamo subito, se riesco a infilarlo, ok. Perché, allora, sono leggeri, innanzitutto, sono molto leggeri. Sono comunque regolabili, si possono stringere, quindi si adattano anche ai polsi piccoli come il mio. Questo, con tutti questi cuoricioni, mi piaceva veramente tantissimo, e io trovo che questo tipo di bracciali veramente, cioè basta solo un bracciale così e già uno è più elegante, più carino. Io adoro questi bracciali perché sono troppo troppo leggeri, ve l'avevo fatto vedere anche all'incontrario. Comunque è fatto con tutti questi cuori, più grandi, più piccoli, insomma questo. Poi ho preso una collana, ho preso questa collana qua perché secondo me è davvero molto molto carina per l'estate. Io ancora appunto non l'avevo neanche aperta tutte queste cose, anche se ce l'ho da un po' di giorni, perché aspettavo che arrivassero tutte per fare il video, perché poi ero convinta che tanto se no mi sarei dimenticata di qualcosa. Almeno io le ho messe tutte in un sacchettino e di sicuro non mi dimentico di farvi vedere nulla. Quindi ho voluto prendere questa collana che io trovo veramente molto molto bella, perché è semplice, no? Ha solo questi tre fiori, però sono di questo azzurro veramente molto intenso,
E poi, essendo comunque di tre diverse tonalità, trovo che sia molto molto brillante, lucente. E poi, cosa che stra-adoro, è che abbiano la lunghezza regolabile, perché così si adatta a tutte le varie appunto dimensioni di scollature che uno può portare in estate. Cioè, è bellissimo. Secondo me è veramente bellissima. Se considerate poi che queste cose, cioè, costano tutte 3, 4, comunque meno di 5, meno di 10 euro, ma molto meno di 10 euro, sono gioielli veramente carini. Poi, anche se si rovinassero dopo un po', cioè, che mi importa? Tanto l'ho pagato poco, lo ricompro. Poi, oh, questo è complicato da aprire. Perché appunto non l'ho aperto prima? Perché? No, ce l'abbiamo fatta. Poi ho preso degli orecchini. Io adoro i gioielli neri, come si può ben vedere. Questo pure l'avevo preso da loro. Ho voluto prendere, poi tra l'altro oggi non li ho neanche messi, quindi ora approfitto per metterli. Questi orecchini semplicissimi neri, fatti con questo fiorellino semplice, che però, secondo me, essendo nero, perché comunque ora che ho i capelli così corti, orecchini troppo appariscenti non mi interessano. Questi piccolini ma particolari, sì. E quindi, preciso con il mio outfit. Ok. Poi ho preso queste mollettine che poi tra l'altro oggi già ho messo qui. Perché ultimamente mi piace mettere il ciuffo da una parte, il ciuffo ribelle da una parte, e qui una molletta, comunque qualcosa che mi ritenga più schiacciati. E quindi ho visto queste e me ne sono innamorata, perché come vedete sono praticamente tutte stelline. Io adoro le stelle e queste mollettine mi sanno molto molto carine, anche perché comunque non sono vistose, so anche, hanno comunque il loro tocco di colore. E quindi ho voluto prendere, e poi sono anche un bel po', perché sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 più 4, 18 mollettine, quindi un bel po'. E poi quest'anno ho voluto prendere le cavigliere, e quindi mi sono presa due cavigliere che non ho appunto ancora provato. Speriamo non mi stiano grandi. Allora, una prima cavigliera è questa, ve la faccio vedere così, semplicissima, perché ha comunque questa maglia così, non proprio la classica maglia a catenella, quindi già di questo, già per questo è carina, e ha solamente, ok, ha la chiusura regolabile, quindi ho qualche speranza che mi possa stare bene, e ha solo questi tre ciondolini. Ha queste cosine rotonde praticamente, no, non sono uguali. Questo è rotondo e questo è ovale. E poi ha la stellina qua giù. Quindi questa secondo me è carina e non dà fastidio perché è leggera. Quindi non è di quelle belle pesanti, insomma, che magari anche quando camminate un po' dà fastidio. Quindi secondo me questa è carina. Quest'altra forse è un pochino più fastidiosa, ma insomma, tra virgolette. Allora, quest'altra è un pochino più vistosa. Allora, però è carina. Ah, cavolo, allora, regolabile. La vedo anche abbastanza piccolina, quindi ho fiducia che mi stia bene. Allora, questa è fatta praticamente così, incrociata con questa. No, incrociata, comunque è formata da due parti. Ha la catenella fatta così a pallini, semplice, mentre di qua è fatta in questo modo, quindi ha anche i brillantini belli grandi. Quindi secondo me questa al sole è troppo carina. E comunque questa è veramente un gioiello, perché appunto essendo doppia così, poi anche con tutti questi brillantini belli grossi al sole sarà molto lucente. Ok,
Abbiamo finito, adesso passiamo alle scarpe e poi abbigliamento e accessori. Scarpe da Quanticlo. Allora, io avevo acquistato già scarpe da Quanticlo quest'inverno e insomma mi ero trovata un po' così, il numero non era comunque preciso, erano un po' piccoline, non erano comode, erano senz'altro secondo me troppo leggere, non mi sembravano comunque durevoli nel tempo, insomma un sacco di problemi. Quest'estate ci ho riprovato, ma non perché mi sia lasciata convincere da chissà quale youtuber, influencer o cosa, ma semplicemente perché volevo rinnovare un po' le scarpe estive senza spendere troppo e ho pensato magari forse scarpe aperte, i sandali, sono un pochino più comodi, anche se magari mi stanno precise con il numero, però appunto non ho il problema che mi facciano male in punta. Quindi ho preso ben 3 paia di scarpe. Iniziamo da quelle che sto già usando oggi, perché già ve lo anticipo, queste sono quelle più comode. Allora, ho voluto prendere questi sandali con la zeppa fatta così di paglia, di corda, ma che paglia, di corda, che hanno la stringhetta qui sopra tutta sbrilluccicante e queste al sole sono fantastiche, brillano tantissimo, e hanno invece la parte quest'altra tutta olografica e hanno la lacciatura a schiava, e questa cosa io la adoro, hanno la gomma. E queste sono veramente comodissime, le porto anche tutto il giorno e adesso vi faccio vedere come mi stanno. Allora, questi sono i sandali, questi. Allora, che dire, l'unica cosa che forse noterete anche voi, sono precisi di numero e io ho preso proprio il 35, quello che porto solitamente, e quindi come vedete da questo punto di vista ci siamo. Però se fossero state chiuse, il 35 probabilmente mi avrebbe fatto male. L'unico inconveniente che hanno è questo, è l'accettino questo, che io ok, porto allacciate così basse oggi perché ho i pantaloni così, che però come vedete è molto difficile da chiudere, comunque non si crea mai una chiusura perfetta perché tende comunque ad allargarsi, e io quindi ovvio a questo inconveniente mettendo un po' appunto queste punte così, però ok, magari questo non è bellissimo, però almeno così non mi si sciolgono, e comunque queste sono comode e al sole veramente sia l'effetto olografico sia i brillantini mi piacciono tantissimo. Oh, poi ho voluto prendere questi sandalini rosa fluo che mi piacciono tantissimo. La cosa che mi ha colpito subito è stata il tacco comodo, perché è bello largo, comunque con un pochino di tacco. E mi piaceva molto anche il fatto che fasciassero il piede. Mi piaceva anche il fatto che avessero la cerniera dietro in questo modo, perché non ho mai avuto scarpe così. Mi sembravano veramente, devo dire, sexy, nonostante fossero basse. Però, come vedete, ho dovuto mettere comunque al loro interno questi cuscinetti in gel per cercare comunque di far stare il piede fermo, perché poi le vedrete appunto anche dal close up, tendono ad essere troppo larghe, non stringono il piede e quindi il piede tende veramente a scivolare tantissimo, e peccato perché altrimenti comunque sono morbide, non fanno veramente male, sarebbero stati i sandali per l'estate perfetti. Queste, a vederle così, sono veramente carine, no? Come vedete sono carine, però come vedete sono veramente qui molto larghe. Quindi il piede, a parte qui veramente non è per niente stretto. Quindi camminarci, soprattutto in discesa o in salita, è davvero abbastanza scomodo. Perché comunque anche qui appunto tendono a sembrare comunque grandi, nonostante siano poi il mio numero, e se
mi metto così, insomma, come vedete sono il mio numero, mi stanno precise, però ecco, hanno questo inconveniente. E poi mi sono lasciata tentare da queste. Volevo un paio di sandali rossi, quindi tutto è cominciato perché cercavo un paio di sandali rossi, quindi ho preso questi e poi ho preso tutto il resto. E questi mi sono piaciuti subito tantissimo, anche perché a vederli così sembrano eccessivi, ma se considerate che hanno questo plateau alto che va comunque ad attenuare tantissimo l'altezza del tacco, alla fine non sono altissime e sono veramente belli. Anche nel piede, lo vedete appunto dal close up, sono wow, sono il mio numero. Hanno qualche piccola pecca, ma la pecca principale, io queste l'ho portata anche una sera per uscire, la pecca principale è che comunque sono molto rigide, quindi qui comunque sul piede tendono a far male, nonostante poi io le avessi messe per stare comunque poi seduta, in piedi ci sono stata poco quella sera, però tendono comunque a fare un pochino male, però anche per fare qualche foto, e su Instagram se andate appunto vedrete foto fatte anche con queste, cioè slanciano tantissimo la figura, cioè anche le foto vengono veramente wow. Queste sono wow, queste sono wow, perché comunque niente, fanno scena, non sono neanche scomodissime, però non riesco a sistemare il laccetto, cioè mi rimane così, non riesco a metterlo qui dentro. Forse devo comunque metterlo qui, poi tirarlo con qualcosa, perché così a mano non riesco veramente a farlo passare qui dentro, quindi mi rimane un po' così, e però wow, queste mi piacciono, nonostante non siano la comodità fatta persona, e come vedete anche queste, i 35, sono precise il mio numero. E ora passiamo a Forever 21, perché anche lì è stato un po' come con Quanticlo. Cercavo una cosa, l'ho trovata, poi da lì ho preso anche altre cose. Cercavo un bikini, ma insomma ve ne parlo dopo. Inizio adesso a farvi vedere gli accessori che ho preso da Forever 21. Allora, innanzitutto ho preso questo zainetto. Allora, me lo aspettavo un pochino più grande, sinceramente, perché cioè veramente c'entra cellulare e male il portafoglio se è tanto grande, però con questo anello mi piace davvero tantissimo, mi piace che sia di pelle nera. Io non l'ho guardato neanche aperto, infatti c'è ancora anche dentro la plastichina. Che c'è? Keep fresh. Ok, va bene, leviamo tutte queste cosine. Allora, dentro non ci sono tasche, non c'è nulla, c'è solo un'unica tasca centrale, ma che cosa vi aspettavate non lo so, ma nemmeno io. Comunque, a parte questo, ha le chiusure magnetiche, comunque è carino, mi piace veramente tantissimo. Cercavo uno zainetto così normale, anche per uscire, perché molto spesso le borse sono davvero molto scomode. Questo è lo zainetto, carino, secondo me è molto carino, considerando appunto che è anche lucido, io adoro le cose di pelle lucida, e quindi top. Poi ho preso questa mollettina, e cominciamo con la cosa delle mollette per capelli, perché ho visto comunque che vanno tanto queste mollettoni quest'anno, queste mollette insomma grandi, e quindi mi sono detta, perché io non posso averne una? Non sia mai. Qui probabilmente tra poco salteranno tutte le perle che ci sono, io già lo vedo. Ho voluto prendere questa mollettina così, piena zeppa di perle. Secondo me sta carina, e non lo so, però ecco, probabilmente tra un po' di tempo tutte queste perle saranno andate, salteranno via tutte in pochissimo tempo. Poi ho preso due cinte, perché avevo bisogno di cinte piccole. Allora ho voluto prendere questa color tortora, quindi questa è un top, semplicissima, però secondo me è carina, perché comunque ha sia le borchie dorate che i fori argentati,
Quindi secondo me questa è carina, piccolina, come me serve a me, e la cosa infatti comoda di questa è che la potete mettere come vi pare, perché basta infilare la fibbia qui e la fate lunga come vi pare, quindi questa è l'ideale. E poi ho voluto prendere quest'altra invece, nera, semplice, che ha la fibbia comunque qui fatto così dorato. Non lo so, mi sembrava questa più carina, più elegante. Comunque, queste. E poi passiamo al try on haul di abbigliamento e di bikini, perché io praticamente sono andata su Forever 21 perché cercavo un bikini. Quest'anno io non riesco a trovare un costume, perché quelli interi non mi piacciono assolutamente. I bikini, quelli con la vita super alta, li odio, perché secondo me stanno male anche addosso alle modelle delle foto, e quindi figuriamoci addosso a noi, che siamo comunque più piccole, più comunque non proprio dalle forme precise, li odio e li trovo veramente mortificanti. E altri bikini che vedevo in giro, tipo che ne so, da Calzedonia, così, mi sembravano banali, comunque con delle fantasie che non mi attiravano. Allora, così per caso ho guardato su Forever 21 e ho trovato il costume giusto per me. Adesso ve lo faccio vedere, e vi faccio vedere anche le altre due cosine che ho preso di abbigliamento. Ve le faccio vedere già praticamente indossate, perché non ha senso che io stia qui a farvele vedere e poi ve le faccio vedere indossate, anche perché questo video verrà senz'altro lunghissimo e quindi cerco di tagliare il più possibile. Quindi adesso vi faccio vedere il bikini. Ok, ditemi voi se questo non è il costume della vita. È un bikini veramente troppo carino. Allora, io adoro, adoro il colore, perché non è proprio dorato, è quasi tipo anche verde, mi piace tantissimo. Mi piace anche il fatto che la fascia comunque sia tutta una fascia intera, non ha chiusure che quindi possono anche dar fastidio o rovinarsi nel tempo, però ha anche le bretelline che comunque non si possono togliere, e ha un'imbottitura che secondo me è veramente precisa, perché non si nota, però comunque un po' riempie. Ma lo slippino è qualcosa di fantastico, perché si può tenere su se piace l'effetto, o anche un pochino più giù, e avendo poi questi volant in questo modo non si notano nemmeno i rotolini. Quindi secondo me questo è il costume della vita, e considerate che io l'ho pagato meno di 20 euro. Poi ho voluto prendere questa tutina a pantaloncino corto, e questo è cucito, quindi la lunghezza è praticamente questa, ma non avevo mai avuto tutine con i pantaloncini corti di questo color khaki, forse, che mi piace veramente tantissimo. Anche la lunghezza del pantaloncino la trovo precisa, arriva proprio sotto al sedere, diciamo, mi piace. E forse va messo comunque qui, ora io non ho messo nulla, ma con una fascia sotto, però mi piace moltissimo il dettaglio dietro sulla schiena con il fiocco. Mi piace che sia regolabile anche in vita con la sua fascetta, con la sua cintura. Ha i bottoncini da entrambe le parti, ha le tasche dietro, e io la trovo veramente tanto tanto carina. Mi piace tantissimo anche qui davanti, fatta così, e niente, la trovo tanto carina, e sono veramente contenta che sia anche abbastanza precisa. Di tutto io ho preso la XS, ovviamente. E poi ho creato questo completino con questa minigonna color verde militare e questa specie di camicetta, che devo dire, ora che le vedo insieme, non fate caso alla gonna che è da stirare perché l'ho lavata e non l'ho stirata ancora, però mi piacciono davvero tantissimo. Quindi la lunghezza della gonna è così, è asimmetrica, dietro è leggermente più corta rispetto a davanti, però questo taglio mi piace davvero tanto, e anche l'abbinamento con questa camicetta non mi dispiace per niente.
La camicetta è adorabile. Mi piace tantissimo qui il colletto fatto così. Mi piace che dietro si chiuda semplicemente con un bottoncino. Ma soprattutto mi piacciono, ovviamente, le maniche. Le maniche sono il tocco proprio particolare della camicetta, che sembra quasi preziosa fatta di seta. In realtà è tutta sintetica, ovviamente. Però, secondo me, anche questo completino è carino. E quindi, niente, questi sono tutti... Ah, forse non mi vedete? Sì, ok. Niente, questi sono tutti i miei acquisti fatti nel periodo di saldi, ma non con i saldi, come al mio solito. E niente, fatemi sapere quindi se mi stanno bene le cose, se vi piacciono le cose che ho comprato. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo, mi raccomando, di seguirmi sotto su Instagram soprattutto e di iscrivervi al mio canale. Ciao, e questo video sarà eterno, lo so. Ciao!